Insomma, tanta, tanta fatica, 3 anni passati a tentare loro di dare un indirizzo, poi arriva il Bagliani di turno che gli insegna ad errare. Allora, abbiamo 5 minuti per chiudere, e quindi veramente Io sto zitto. lapidari, sintetici ed efficaci. Una curiosità, ma, che ho sempre avuto a Scanio, ma voi fra narratori, ma vi parlate? Si incontriamo tipo Vi il giovedì avete notte, un'orologia massonica? abbiamo delle Dico. tane piene di sedie dove tutti si mettono seduti e parlano a rotta di collo. No, nel senso, cioè, tu, Marco Bagliani, Paolini, Della Costa, Ma guarda, Ugolino, vi amate, vi odiate? Com'era? no, Che rapporto c'è? no, no, non Oh. cediamo. No, io alcune persone le frequento perché così, insomma, per amicizia. Io, con Marco io ho fatto un laboratorio 11 anni fa. Io nel senso io seguivo un suo laboratorio, per cui l'ho conosciuto lì, insomma, e lo rincontro ogni Quindi c'è un tanto, non ci abbiamo. rapporto cordiale. Marco Paolini invece lo sento un po' di più perché organizziamo un premio insieme in vino. Una cosa Ecco. seria, Vabbè. e Lella Costa la vedo rarissimamente. Monio Vadia, un po' No, di adesso questo. sono tranquillo. Volevo sapere Però non è che invece. siamo una lobby, è la lobby dei narratori e poi cerchiamo di piazzare i nostri uomini. Agli allievi volevo dire, avete l'opportunità di dire al vostro direttore, non dico in privato perché insomma qualcuno bene o male ci ascolta e ci segue, cosa vi ha entusiasmato in questi 3 anni di accademia e cosa invece vi ha deluso? Entusiasmato l'afflato che si è creato nel gruppo della classe. Io sono un'allieva regista diplomata e vedere la mia classe che comunque ha passato 3 anni insieme ha creato veramente un gruppo. Questa è, diciamo, la cosa più bella che Deluso? deluso è un po' una che sia finita troppo presto. 3 anni sono troppi pochi. Cosa cambieresti? Bisogna seguire gli allievi anche dopo. Iniziare a entrare nel mondo del lavoro per noi, appunto, che ci siamo appena diplomati, è dura, è difficile. Direttore annuisce, però ecco, Salvetti, le chiedo un'altra cosa. Lei ha l'opportunità di dire agli allievi invece in cosa gli hanno dato soddisfazione e cosa invece hanno lasciato a desiderare. No, ho lasciato a desiderare. Come si dice a scuola, no? Ho Lascia lasciato a desiderare. desiderare niente. E Ascanio, tu a Ettore, a tuo figlio, ho detto il suo nome, vabbè, tuo figlio consiglieresti di andare a Silvio D'Amico? Dentista, io vorrei facesse il dentista. Ah, hai ragione, All'Accademia del Dentista, No, amico. poi in realtà sai, non, è meglio non consigliare niente ai figli, E se insomma. lo chiedesse lui, Se lo chiedesse metteresti lui, un veto, io. no? No, 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 metterei un veto, no, perché non sono mica contro l'Accademia. Ho mostrato d'essere contro l'Accademia No, Silvio D'Amico, assolutamente no, 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 no. anzi sei stato molto collaborativo. Io voglio intanto, visto che siamo in chiusura, fare i ringraziamenti doverosi e sentiti al direttore Salvetti che ci ha ospitato gentilmente, agli allievi che ringrazio insomma, per l'entusiasmo con cui ci hanno accolto quando siamo andati un po' a rompere le scatole. Ascanio, grazie sempre per la tua generosità nonostante gli impegni che ti attanagliano. E poi voglio ringraziare Margherita Fusi, l'ufficio stampa, Eleonora Megna, Roberta Franzone, che sono appunto le nostre programmiste registe, Josi per la regia, Claudio Di Virgilio per la fotografia, e Stefano Sbaffo, il nostro tecnico, e poi anche tutta la squadra esterna della Trademark. E vi lascio mi sono preparato 3 citazioni per ognuno di voi, con cui vi lascio. Non credo che avete il tempo di commentarle, magari ve le portate a casa se volete o le rimuovete se non vi piacciono. Ora, quella dedicata al direttore è di un poeta e critico letterario Arturo Graff che dice: Ottimo è quel maestro che poco insegnando fa nascere nell'alunno una voglia grande di imparare. Ad Ascanio, istruito è chi ha ciò che gli occorre per la sua attività, ciò che va oltre non giova. E agli allievi si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Quest'ultimo è di Nietzsche, così parlo Zarathustra. Invece, per quanto riguarda me, io dico la mia solita rituale e rinomata formula di chiusura a tutta la gens di teatro. La dedico stavolta anche al grande critico Aggio Savioli, che chiudeva la sua poesia dicendo che abbiamo ridotto il teatro a un rito trito, a un sonno tetro e atro. Terribile, io invece non ci sto, reagisco e dico come al solito che il teatro non sopravviva, ma viva.